Cerignola più bella e più buona vi abbraccia la grande famiglia del Giro d'Italia, bellissimo. E noi adesso è inutile dire che per l'anno prossimo vogliamo la Corsa Regina, ci impegneremo molto, questo lo voglio dire ai miei concittadini, ci stiamo impegnando perché il Giro d'Italia, Corsa Regina, la corsa più amata dagli italiani da tanti anni, possa fare tappa qui o possa da qui partire. Grande festa oggi a Cerignola per la partenza della terza tappa del Giro E, evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e riservato alle bici elettriche, organizzato da RCS Sport dal 2019. Gremita Piazza Duomo fin dalle 9.30 per la tappa Cerignola-Melfi, la più lunga dell'intero giro, quasi 100 km. Attesa tra stand, giochi e musica proposti dagli sponsor. 17 le squadre in gara. Tra i partecipanti non solo grandi nomi del ciclismo italiano come l'ex commissario Davide Cassani e il vincitore del Giro d'Italia 2004 e del Giro di Lombardia Damiano Cuneco, ma anche l'ex calciatore di Lecce e Audace Cerignola Giuseppe Abruzzese e un giornalista Rai. Tra i presenti, personaggi della scena sportiva come Luca Russo e Giancarlo Malcore, rispettivamente capitano e attaccante dell'Audace Cerignola, e i campioni della locale scuola di ballo Dream Team. Con loro, rappresentanti amministrativi, il sindaco Francesco Bonito, l'assessore alla cultura, sport e turismo Rossella Bruno e il consigliere Francesco Sorbo. Grazie a Cerignola per aver risposto alla grande. Oggi noi apriamo soltanto un percorso, perché questo è l'inizio di un percorso che deve portare Cerignola a sviluppare un marketing territoriale che può usufruire del cicloturismo come sbocco. Alla kermesse premiati anche i vincitori del concorso in bici scuola, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 alunni. A ritirare i premi la quinta A della scuola elementare Giosuè Carducci e gli alunni del circolo didattico Don Giuseppe Pugliesi. Insomma, una bellissima giornata all'insegna dello sport, del divertimento e del senso civico, al cui countdown ha partecipato l'intera città. 3, 2, 1, andiamo! Vedi, Giorgia?